Allora, Prince, come ti trovi in questo nuovo ruolo di attaccante centrale? Trovo molto tranquillo, trovo bene. Solo se la scorsa settimana ho avuto sfortuna, è fatto gol. Però anche va bene, è a posto. Sì. Qual è l'occasione che ti dispiace di più di aver fallito? L'esterno si potrà più tranquillo, però con me c'è un pochino di esperienza per giocare per una punta. Per fare. Okay. Ragazzi, per tutte e due, mi pare che sia un orgoglio poter rappresentare la Massese, no? Per voi soprattutto, conoscete l'ambiente, che siete stati messi in prima squadra, insomma, che sensazioni state provando? No, vabbè, di sicuro è un onore e un orgoglio, anche perché sono nato qui e sono sempre venuto a vedere fin da piccolo la squadra della mia città, quindi sono molto contento di stare qui e devo ringraziare anche, diciamo, il mister e la società, perché mi hanno accolto nel migliore dei modi e mi trovo molto bene all'interno della squadra. Tutto quello che ha detto lui, come lui anch'io venivo a vedere la squadra da piccolo e anche alcuni compagni di ora e gente che veniva a vedere allo stadio, e grande orgoglio, tutto qui. Per tutti e tre, Igby, cominciamo da te. La Massese ha offerto anche domenica scorsa, dopo che l'ha fatto la prima partita di campionato, una prestazione direi confortante. Qual è la tua sensazione? Lasciando perdere il gran numero di reti che la squadra non è riuscita a concretizzare, ma dal punto di vista della prestazione, come ti è sembrata? Due belle cose per essere giocatore del Massese, poi loro sempre preparare bene, belle presentazioni, poi sono orgoglioso di essere giocatore del Massese. Io voglio tanto tanto bene Massese, davvero, perché il mio cuore sempre, perché loro meritano per andare di più di su, migliorare, e poi il mio obiettivo è fare questa cosa, per andare più avanti, anche se per me, anche se io voglio fare tutto che ho per andare più avanti per la Massese. Benissimo, Molini, la prestazione di domenica. Al di là del fatto che ci sono stati degli errori sotto porta, insomma, è talmente ovvio che, insomma, è inutile ricordarlo, ma dal punto di vista della prestazione ti senti, come ti posso dire, rassicurato? Certo. Oppure ti ha preoccupato tanto quella prestazione? Assolutamente, la prestazione è stata confortante, come anche la prestazione della prima giornata qui in casa con il San Miniato. È stata una bellissima prestazione, ma quello era convinto fin da subito, le convinzioni che ci ha sempre dato il mister sin dal primo giorno di preparazione sono sempre state altre grandi convinzioni, quindi siamo arrivati ad affrontare queste due partite in maniera sicura. Poi è mancato il gol, che ovviamente ci sta, però alla fine siamo contenti. Stato che sei una punta, insomma. Sì. Sei una di quelle che dovrebbe in futuro, ora sei giovanissimo, ricordiamolo, siete entrambi di 2003, sei una di quelle persone che in futuro dovranno gonfiare la rete, insomma, al di là degli errori di domenica scorsa, però la prestazione l'hai vista. Gli errori ci possono stare, l'importante è che la squadra ha giocato molto bene, come ha giocato bene anche la domenica precedente, e ci teniamo la prestazione e andiamo avanti, puntando a vincere tutte le partite che ci rimangono, ovviamente. Allora, per voi due, vi stiate tenendo ormai in pianta stabile proprio in squadra un po' di tempo. Volevo capire cosa avete imparato, qual è l'insegnamento più grande che avete tratto in questo periodo. Credo che... Certamente allenarsi con persone grandi che hanno avuto anche esperienze in passato in anche più alte categorie, impari tantissime cose, soprattutto ovviamente dai più grandi. Ma credo che la cosa che ho imparato di più è
la convinzione, la fame, la voglia di affrontare le partite, anche ovviamente ogni allenamento, nel migliore dei modi. Sì, anche per me ragazzi più grandi trasmettono esperienza, trasmettono la fame di vincere tutte le partite. E poi ovviamente lavorando col mister abbiamo migliorato moltissimo la condizione fisica e tecnica e mentale. Sì, Prince, sono qua. Proprio come diceva lui, la condizione fisica, il mister mi fa lavorare tantissimo e anche i tuoi compagni nei giorni scorsi mi hanno detto fisicamente stiamo molto bene. Anche tu stai fisicamente bene a posto? Sì, sì, fisicamente sto bene, non c'è problema in questo cosa, tutto a posto. Hai un obiettivo tuo? Quanti gol ti piacerebbe fare da qua alla fine? Come sono iniziato quel campionato, per ora io devo avere, se non avere un gol per ora, devo avere almeno 4 gol. Però spero se altri possa andare bene, perché se andrà bene io nel mio cuore penso se 8, minimo 8 gol. Devi colpire meno pali e fare più gol. Allora, intanto io direi di fare i complimenti a Igby Neweka Osamudiamen, è il suo nome, perché quando è venuto qua la prima volta parlava solo inglese e adesso si sta sforzando e sta anche riuscendo a parlare in italiano, quindi è già un atteggiamento positivo nei confronti dell'ambiente esterno. Però volevo chiedere un'altra cosa, volevo proiettarmi per il futuro, verso il futuro. Domenica prossima c'è una delle partite più difficili, anzi il direttore domenica scorsa nel dopopartita a Santa Croce sul Garno ha detto che è la partita probabilmente contro la squadra più forte del girone, quindi è la più difficile. Cosa ne pensate? Partiamo da Bonini, poi Isdadò e Igby. Tutte le nuove partite che dobbiamo affrontare sono ovviamente tutte difficili, contro il Camaiore che è una squadra forte che anche la pretendente al titolo. Sarà una partita dura, però siamo convinti noi stessi e dal primo giorno siamo convinti di quello che possiamo fare, non ci preoccupiamo di sicuro di domenica. Assolutamente, la Marsese domenica deve andare in campo per vincere, come vincere tutte le partite, tutte. Poi è normale, non si riesce a vincere, anche la prestazione di domenica, anche se non abbiamo vinto, ci dà fiducia. La Marsese non ha paura di nessuno, bisogna vincere tutte le partite. Igby. A me, io non so come dire, però quella partita è più per il pensiero di altri genti, penso sia più difficile per Marsese domenica, però a me, come sono sbagliato tanti gol, il mio pensiero è per andare a questo campo per fare quello che ho, non mi paura nessuna squadra, io non lo so se loro sono forti. Il mio obiettivo è che siamo più forti, anche se noi siamo in condizioni, però siamo più forti. Noi dobbiamo andare in campo con denti, per parlare Eva con denti, noi dobbiamo essere forti sempre, come Massesi. Bene, Gianluca? Sì, volevo chiedere, Igby, come rapporto con i compagni, col gruppo? Ti sei subito trovato a tuo agio? C'è un rapporto di amicizia che va oltre il campo? Siamo amici sempre, anche di cuore, amici di cuore, non solo in campo, siamo unity, sempre insieme. Perfetto, niente da dire, siamo contenti per essere il gruppo di Marsese, siamo più potenti. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, scusate l'interruzione, bisogna sempre considerare che te vieni intanto da un'altra città e da un'altra realtà. Quindi hai sperimentato una città nuova, gente nuova e poi non solo, c'è anche un progresso, vieni addirittura da un paese straniero. Quindi insomma, per te non, in teoria non è così facile adattarsi come per un altro giocatore che viene sempre da fuori ma che magari è anche italiano. Hai avuto forse qualche, come posso dire, difficoltà in più? Prima sì, però quando volevo andare avanti per studiare, gente, sono più tranquillo per andare con...
Sei più rilassato? Sì, sì, sì. Sono per i rapporti con gli altri? Sì, sì, sì. Molto bene. Sì. Per voi due, giocate insomma già da tanti anni, e magari qualche giocatore della Camaiore lo conoscete, qualcuno magari perché ci avete giocato contro e qualcun altro perché lo conoscete perché seguite ovviamente il calcio di eccellenza. Bonini, chi è secondo te il più, o chi sono, quali sono i giocatori più pericolosi della Camaiore? Poi risponde anche Scalò. Guarda, sinceramente io proprio giocatori singoli della Camaiore so che è una grande squadra proprio del complesso. Di giocatori singoli non ne conosco, ho sentito dire magari di un difensore, mi sembra Signorini, che ha grandi capacità tecniche e anche difensive, però in generale proprio non conosco precisamente nessuno nello specifico. Benissimo, meglio così almeno non ti fasci la testa. Non ho approfondito nei singoli, ma ho sentito parlare di una grande squadra, come d'altronde lo è anche Ramassetto, quindi ripeto, non abbiamo paura, bisogna vincere. Igri, dici il tuo parere anche te. Per me ho già giocato contro loro la scorsa anno, non so se loro sono forte, però le squadre dove giochi io sono più forte, io non mi vedo nessuno là. Solo l'obiettivo, noi dobbiamo vincere. Volevo chiedere un'ultima cosa, volevo sentire da voi se sentite, cioè, da parte della società, se sentite nei vostri confronti la giusta attenzione, se siete soddisfatti, immagino di sì, perché cioè, trovarvi in fisso in prima squadra, in rosa. Anche da parte del direttore del tecnico ci sia molta per i giovani, molta attenzione. No, cioè io l'ho detto prima, da parte della società e anche dall'allenatore mi sono subito trovato bene, mi sono sentito accolto. Infatti, come ho già detto, devo solo che ringraziarli. E poi non ho capito così. Sì, io ringrazio il direttore e l'allenatore perché mi hanno dato l'opportunità di venire qui. E io sto cercando di ripagare la loro fiducia allenandomi al massimo, cercando di farmi trovare sempre pronto. Un'ultimissima cosa, Osamu Diame. Domenica scorsa c'erano tanti tifosi a salutarvi per questa prima trasferta di questo campionato 2021, come al solito ovviamente non potranno essere allo stadio, però sappiamo anche dal riscontro che abbiamo dalle dirette che facciamo sul canale ufficiale sociale US Massese 1919 che sono in tantissimi, magari un ringraziamento da parte della squadra a tuo nome. Ringrazio tutti i tifosi perché anche a parte di calcio e anche fuori qualche tifoso manda un messaggio, grandi praise, grandi, sei forte, continuare così. Infatti questo fa mi passare, questo fa mi avere coraggio per andare. Grazie tifosi di Massese, grazie, ti voglio bene da cuore, grazie. Grazie a voi. Okay. Grazie.